Oggi voglio parlarvi del tema salute in Europa e dell'importanza di rafforzare questo pilastro. Noi abbiamo bisogno di un'Unione Europea della Salute, soprattutto dopo ciò che è accaduto con la pandemia. Il settore salute e scienze della vita in Europa è molto importante, vale oltre 340 miliardi, una parte consistente dell'export e anche della ricerca. L'Italia gioca una partita rilevante in questo settore ed è importante rafforzare il nostro servizio sanitario. Ecco perché nel cosiddetto pilastro europeo dei diritti sociali la componente salute, la componente sanità deve avere sempre un maggior spazio. È stato un errore non ratificare il MES, un errore non pensare a un MES sanitario. Noi abbiamo una popolazione che invecchia, abbiamo un tasso di natalità purtroppo basso rispetto ad altre realtà. Dobbiamo fare i conti con malattie croniche importanti, diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, una lotta ai tumori. Ecco perché è importante avere una Unione Europea della Salute che punta su questi temi e punta, diciamo, anche a rafforzare le caratteristiche identitarie dell'Europa che nasce sul welfare, nasce da Lord Beveridge in poi, dalla famosa riforma che ci fu e che diede poi la vita ai sistemi sanitari nazionali. Ecco, adesso c'è bisogno di una maggiore integrazione europea, c'è bisogno di una Unione Europea della Salute. Anche di questi temi e delle proposte di azione parleremo il 25 di marzo a Roma alle ore 17 al Centro Congressi Cavour, assieme a Walter Ricciardi, assieme a Carlo Calenda, assieme al sottoscritto, le proposte di azione per la salute e per il welfare, per una sfida al futuro. Vi aspetto, è un appuntamento molto importante.